Sabato e domenica prossima la Tessa vivrà un momento davvero importante, ci sarà lo screening di massa anti-Covid al quale la popolazione è invitata a partecipare in massa. L'ex sindaco Nicola Cicchitti a tal proposito vuole invitare anche egli la popolazione a effettuare questa importante operazione sanitaria. Sì Antonio, come ho già fatto nella circostanza poc'anzi insieme a tutto il Consiglio Comunale, voglio tornare sull'argomento. Io credo che l'appuntamento di sabato e domenica nei tre punti di raccolta per effettuare questo screening di massa sia un momento importante per la nostra città, per uscire dalla zona rossa e per riconquistare quel minimo di libertà che credo meritiamo come cittadini, ma soprattutto perché è importante per la nostra salute, per quella dei nostri familiari, per i nostri coetanei e collaboratori nei luoghi di lavoro e per ridare fiato all'economia di questa nostra cittadina, perché ci sono settori particolari che a causa della zona rossa hanno dovuto chiudere la propria attività, in particolare il settore della ristorazione, i bar. Appunto, io credo che sia importante dare questo contributo, sensibilizzare tutti, sensibilizzarsi tutti quanti all'interno delle famiglie per raggiungere quella sicurezza e per consentire appunto di uscire da questo momento critico della zona rossa. Io sono fiducioso, sono convinto che gli atessani sentono questa responsabilità e che a breve si possa uscire da questo momento così critico e difficile. Il sindaco Borrelli vuole fare un appello a tutta la popolazione affinché si vada numerosi il più possibile allo screening di massa è previsto per sabato e domenica 12 e 13 febbraio. Sì, è un momento molto importante per tutta la nostra popolazione. Io ringrazio tutte le forze politiche, sindacali e le associazioni che hanno rivolto un appello in vario modo ai nostri concittadini per andare a fare il tampone, un test rapido, un test gratuito, ma un test essenziale per fare una radiografia vera e completa dello stato delle cose nel nostro comune per permettere alle autorità sanitarie di intervenire in modi più appropriati. La Regione Abruzzo ha prolungato la zona rossa per Atessa perché i casi di contagio sono sopra il livello di guardia, la prevalenza è 1,28% e con questi dati restiamo in zona rossa. Per uscire al più presto da questa situazione bisogna che si sappia come stanno le cose ed è per questo che dobbiamo andare tutti, come ci hanno invitato a fare, diciamo, le forze tutte consapevoli e responsabili di questo Paese. È il momento della consapevolezza, ma è anche il momento dell'orgoglio, dell'orgoglio abruzzese, dell'orgoglio atessano. Faremo questo screening in condizioni meteorologiche avverse, non dobbiamo spaventarci, anche con la neve e con il gelo dobbiamo uscire di casa. Abbiamo predisposto anche una serie di navette per chi non può servirsi dei propri mezzi di trasporto. Abbiamo attraversato altri momenti difficili nel nostro comune, dobbiamo superarlo con coraggio, con unità e con consapevolezza. È il momento quindi di essere tutti responsabili e di seguire anche gli inviti e gli appelli che vengono dall'amministrazione comunale, ma non solo dall'amministrazione comunale, ma di tutte le forze religiose, sociali, politiche del nostro Paese.